macchina che allunga va per lasciare i concorrenti. Emerge all'interno Santiago Carne confronti di Spirit d'Asolo, poi solitario Yukon all'esterno Scile di Yu. E così si va ai primi 200 metri con Spirit d'Asolo che passa, 14 appena abbondante il lancio. Spirit al comando nei confronti di Santiago Car, solitario Yu. Quindi più indietro gli altri, capeggiati da Sovrana Marca la Corda, lì per linee esterne si mantiene Scile di Yu. Si va così davanti alle tribune con sempre al comando Spirit d'Asolo. Quando l'andatura si è abbastanza moderata, tant'è che i 600 di corsa vanno via in 45,7. Si va per affrontare la seconda curva, posizioni immutate, la seconda pariglia è presa dal numero 7 Solo Millo, che è in schiena a Scile di USM. Così al paletto di metà gara, percorso in 1-2-3 da parte di Spirit d'Asolo, con Scile che cerca di progredire. Mentre in seconda posizione si mantiene Santiago Car. Si va adesso di fronte per arrivare al paletto del chilometro passato in 1:18,4 da parte di Spirit d'Asolo, gruppo abbastanza raccolto con tutti lì disposti in pariglia, sempre Santiago per in seconda posizione. Quando mancano 400 al traguardo, 1:33,4 i tre quarti di miglio con Spirit al comando, Santiago in schiena, più all'esterno Sciledi, poi Solo Millo e Solitario Yu, questi i primi all'imbocco in dirittura con sempre al comando Spirit d'Asolo nei confronti di Santiago, poi ancora Solitario Yu. Ultimi metri di corsa, non cambia nulla, vince Spirit d'Asolo nei confronti di Santiago Car e Solitario USM, doppio per Catello Savarese, primo e secondo da allenatore, ma vince Spirit d'Asolo, Giampaolo Minnucci, colori della Scuderia Stecca. 2-1-7, 28-3 a chiudere, si è andato forte negli ultimi 400 metri. Buon secondo posto per Santiago Car che ha mantenuto la schiena del compagno di allenamento, terzo Solitario Yu. Come sono partiti? Sono arrivati 3-2-1, l'ordine di arrivo ufficioso di questa quinta.